Benedicta, a guardia erano rimasti solo pochi ragazzi disarmati. Poco dopo giunse un plottoncino di partigiani in fuga e furono costretti ad arrendersi. Un altro gruppo, messo sull'avviso, si nascose in una grotta poco distante chiamata Tana del Lupo, ma nel primo pomeriggio venne scoperto e un'altra quarantina di ribelli vennero radunati nell'antica cappella della Benedicta. Tutto intorno al monastero uno spettacolo agghiacciante. I proiettili fischiavano, le vampate e i lanciafiamme si vedevano ovunque e poi il latrare furioso dei cani lupo che braccavano i fuggiaschi. E così per tutto il resto del giorno, chi moriva combattendo perché possedeva un'arma, gli altri fatti prigionieri. All'alba del 7 aprile iniziarono ad ammazzarci. Bersaglieri ci avevano divisi in gruppi di 5 e il fattore della Benedicta annotava diligentemente i nostri nomi prima che ci spingessero verso sinistra lungo sentiero che porta al torrente Gozzente. 15 gruppi, 75 ragazzi, altri due giustiziati nei dintorni, 30 catturati sul Monte Figne, 40 rastrellati tra Campo Ligure e Rossiglione, 14 disarmati trucidati a Passo Mezzana, 7 caduti in un'imboscata tra Cravasco e Monti di Praglia. E poi i contadini abbattuti nelle cascine, i casolari bruciati, la Benedicta minata e fatta saltare. Si era alla vigilia di Pasqua e il Tobbio grondava sangue. Per fortuna molti partigiani, sfruttando la conoscenza del territorio, erano riusciti a filtrare tra le maglie del rastrellamento, ma per gli altri continuavano a fucilarne per giorni fino al 19 maggio, giorno della strage del Passo del Turchino. 400 partigiani, 400 vennero avviati alla deportazione, 200 di loro riuscirono per fortuna a fuggire, mentre i loro compagni lasciarono la vita nei campi di concentramento: Mauthausen, Gusen-Flossenburg, Linz, Auschwitz. C'è una foto che continuo a guardare per non dimenticare i volti dei miei fratelli, scattata 12 giorni prima dell'eccidio, il 25 marzo 1944. 38 ragazzi di Serravalle Scrivia. Il più giovane aveva 17 anni, il più vecchio 22. Erano tutti amici. A guardarli sembra una classe in gita. Invece erano i ribelli della banda Udino. Sorridevano all'obiettivo. I loro occhi erano pieni di vita. Esattamente nel mezzo della fotografia, uno di loro sorride più di tutti. E perfino allegro. Si chiamava Marco Guareschi. Nome di battaglia Massimo. Aveva 22 anni. Era arrivato con la famiglia sfollata da Genova a Montei, nelle colline di Serravalle. Il padre, Giacinto, matematico, era un professore universitario e Gemma, la madre, laureata in chimica. I genitori erano fieri del figlio che aveva scelto la montagna e la loro cascina era meta dei giovani che salivano e scendevano dal Tobbio. C'erano sempre pacchi pronti con cibo e vestiti e tanta voglia di parlare della guerra, della vittoria, del futuro. 20 di quei 38 ragazzi della banda Udino vennero passati per le armi, gli altri destinati a essere inghiottiti nei lager. Marco Guareschi, uno di loro, trasferito a Novi Ligure per essere ammassato nei vagoni bestiame. I familiari scoprirono che li tenevano rinchiusi e corsero a chiedere notizie, portare un cambio, un po' di cibo. I fascisti permisero solo di scambiare qualche parola dalle finestre dell'ultimo piano. Marco era sereno, disse alla madre: è andata così. Noi siamo sicuri di aver salvato l'onore,
Possiamo anche cantare, abbiamo la coscienza tranquilla. Dalla piccola folla, assiepata da basso, una voce esasperata chiese: «Ma perché non vi siete difesi?» E Marco rispose: «Ma noi non avevamo armi». Ha resistito Marco Mauthausen fino al 12 aprile del 1945. E pensare che gli americani sono arrivati il 5 maggio. Ecco, ora potevamo solo vincere. Non potevamo nemmeno arretrare di un passo. Dopo aver promesso ai caduti e ai deportati della Benedicta che avremmo rispettato le loro volontà, che saremmo stati degni del loro sacrificio. «Noi siamo sicuri di aver salvato l'onore, possiamo cantare», aveva detto Marco Guareschi, «e canteremo noi, per voi, nelle vie, nelle piazze delle nostre belle città, quando le avremo liberate». Con il rastrellamento della Settimana Santa, i fascisti, i nazisti intendevano smantellare le formazioni che minacciavano la Grande Genova e il Basso Alessandrino. Con la ferocia intendevano annientare l'intero fronte resistenziale, far passare la voglia ai giovani di prendere la via dalla montagna e ai civili di sostenere i partigiani. Invece ottennero l'effetto contrario, l'ostilità e l'odio contro il nemico, contro il fascismo, contro la guerra, era palpabile. Ma noi dovemmo essere spietati con noi stessi e riconoscere ogni singolo errore e ricominciare dai sopravvissuti. La divisione Mingo, attiva nell'Ovadese, ebbe tra i suoi promotori proprio alcuni degli scampati della Benedicta. Altri partigiani continuavano la loro esperienza in formazione della Val Borbera e nelle divisioni dell'Appennino Alessandrino. I ragazzi che chiedevano di entrare in banda aumentavano di numero e alla fine scendemmo da quei monti a cantare quelle canzoni che erano morte in bocca ai martiri della Benedicta. Passo che sale in un cono di fumo, ti guardo svanire come fossi già un ricordo. Sei che vai su, che fame ragazzo mio, spezza quel pane con le tue belle mani, dividilo in pezzi uguali che consolino pancia doppia e compagni che sono lassù. La nebbia è più fitta nei boschi della Benedicta. Nei boschi della Benedicta. Immagina un testo sbiadito, scolpito sulla tua schiena, nel soffio che ti solleva e da getta appena le chiome dei fogli. Sei la parte che ti scegli, sei che vai su, che fame ragazzo mio, spezza quel pane con le tue belle mani, dividilo in pezzi uguali che consolino pace e bocca. Che sono lassù, la nebbia è più fitta nei boschi della Benedicta. Nei boschi della Benedicta.
su. Una voce della notte dalle valli scende al piano, ascoltate il partigiano che vi parla da lassù.